Mi piace sottolineare oggi che siamo qui presenti, ci sono le istituzioni, ci sono questi meravigliosi insegnanti e questi meravigliosi bambini che hanno dietro delle famiglie che sicuramente li supportano, e si realizza un po' quello che è un proverbio africano che recita: per fare un bambino, per educare un bambino occorre un villaggio. Oggi mi sembra che il villaggio ci sia, ci sono le istituzioni, gli insegnanti, la scuola, le famiglie, noi. E quindi mi piacerebbe che Verbedio diventasse una delle tante città amiche dei bambini e delle bambine che noi di UNICEF, in provincia di Lecco, abbiamo. Quindi, come vedete, è un servizio molto personale, molto intimo, per cui vai a conoscere tantissime persone che dimostrano la loro fragilità, e cerchi di porre aiuto a queste persone. I servizi che vengono dati, appunto, come vi dicevo, sono un servizio a domicilio di assistenza anziani e disabili, i servizi di assistenza anche educativa all'interno della scuola per i bambini che magari hanno qualche problemino in più. Specialmente le strade, i parchi giochi, sono puliti, giusto? Sono puliti. Aiutateci anche voi a fare queste cose, altrimenti non riusciamo a raggiungere gli obiettivi. E tutto è la scuola, in modo particolare la scuola, che gli idei li chiamano sempre, c'è sempre qualche problema, qualcosa che si rompe, bisogna intervenire. Ecco, tutto questo è un po' quello che è inerente al settore che è lavoro pubblici. Questa nostra fontana è una fontana che ha una storia. Allora, avendo una storia, bisogna che questa storia non si perda. E questa fontana è fatta da dei cavalli e un pittore. E questi cavalli purtroppo si sono rovinati. Allora, per poterli sostituire bisogna dimostrare che si sostituiscono con dei cavalli belli uguali o con dei cavalli che sono fatti alla stessa maniera, e bisogna anche dimostrare che i cavalli che ci sono non possono più essere aggiustati. Oggi noi abbiamo, vedete sulle nostre carte, vedete due stelle, che sono gli stemmi degli ex comuni, però c'è uno stemma che è quello dell'ex comune di Verbedio Inferiore, che quello è ufficiale ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica che ha rilasciato a suo tempo. Quell'altro stemma che vedete a fianco è uno stemma dell'ex comune di Verbedio Superiore, ma che non è uno stemma ufficiale. Allora, vedo già subito una cosa, poi non avrete male quando vedrete quello finale. Ad esempio, questa cosa qua non è consentita ufficialmente. Voi avete un po' preso da quella dell'ex comune di Verbedio Superiore, che non è ufficiale e che non potrà mai essere approvato.